Euro. Così dal nulla scompariranno 120.000 euro. Azienda sana, gente onesta e probabilmente, visto che non potrà pagare le tasse, si troverà alla porta l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia che gli distruggeranno la vita. E tutto questo solo perché voi, per legge, vorreste obbligare ogni singolo cittadino a laurearsi in economia e verificare se la banca nella quale mette i suoi soldi, che ormai per legge è obbligatorio mettere i soldi all'interno del sistema bancario, è sana e fa i giusti investimenti. Ministro, voi siete dei folli, ve lo dico chiaramente. La soluzione è un'altra, ma mi sa che l'obiettivo nostro è differente. Abbiamo una proposta radicale per tutto il sistema bancario e parte da una sola cosa: divisione banche d'affari e banche commerciali. Se vuoi investire rischio, investi rischio, ma non metti a rischio i conti correnti dei cittadini italiani. Con Monte dei Paschi, caro ministro, non è andato così, alla fine ci abbiamo guadagnato. Voi vi state rendendo colpevoli perché state cinicamente distruggendo la vita di Concluda. Grazie. persone oneste, salvando banchieri che potranno dormire sonni tranquilli. Loro sì. Passiamo all'interrogazione numero 3.883 dei deputati Vito ed altri, concernente iniziative anche in sede di arbitrato internazionale per assicurare il rientro in Italia dei Marò sottoposti a procedimento giudiziario in India. Il deputato Vito ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole. Sì, signora Presidente, lei nell'illustrare il titolo dell'interrogazione ha già detto molto. Sono quasi 4 anni che Massimiliano Latorre e Salvatore Girone soffrono di queste enormi ingiustizie e con loro ne soffrono le loro famiglie e i loro cari. Io voglio cogliere anche questa occasione per salutarli, per rivolgere un sentito ringraziamento per il loro senso delle responsabilità, di onore con il quale stanno seguendo questa vicenda. L'arbitrato internazionale, che è stato recentemente con ritardo avviato dal governo, ha mostrato da parte dell'India le prove dell'innocenza di Latorre e Girone, che abbiamo qui in Parlamento più volte sostenuto. È tempo, prima che trascorra il quarto Natale in India, prima che trascorrano 4 anni dall'ingiusto arresto in India di Latorre e Girone, che Latorre e Girone tornino definitivamente con onore a casa. La loro innocenza è stata dimostrata, hanno già pagato un prezzo altissimo, di questo dobbiamo esserne grati, ma il governo ora deve